C'è una bellissima scena del film I compagni di Mario Monicelli ed è quella quando Marcello Mastroianni arriva in mezzo alla nebbia su un treno in una città e chiede alla prima persona che incontra: che posto è questo? E quell'altro gli risponde: un posto di merda. È una frase che vale benissimo per il nostro paese. È un paese dove succede tutto, dove l'indifferenza ormai regna sovrana e ognuno può fare i comodi suoi e dove soprattutto i diritti vengono tutti i giorni calpestati e sottratti alle persone che più ne hanno bisogno. Sabato a Roma ci sarà una manifestazione contro il TTIP, una sigla che pochi conoscono, perché purtroppo l'informazione è una delle tante cose che non funzionano in questo paese, ma che tanti danni può fare in futuro. È un accordo internazionale che permetterà ancora ai soliti noti, industriali, finanzieri e chi più ne ha, più ne metta, di poter fare i comodacci loro e di poter pretendere che chi si oppone paghi una multa o non possa opporsi. È ora di dire basta a queste logiche. Per questo invitiamo tutti ad andare alla manifestazione sabato a Roma o comunque, se non possono andare alla manifestazione, ad interessarsi, a mobilitarsi e a battersi contro questo tipo di accordi. Bisogna iniziare da subito ad uscire dalla merda nella quale questo paese è calato. Anche perché poi alla fine le logiche sono quelle che abbiamo già visto quando è stato fatto passare il fiscal compact e il pareggio di bilancio in Costituzione. Nessuno sapeva niente, tranne poi accorgersi nel momento in cui le ricadute hanno inciso pesantemente sulla vita degli italiani, che questi due acronimi che pochi denunciavano e contro i quali pochi si sono battuti, alla fine hanno pesato enormemente sulla qualità della vita dei cittadini. Quindi informiamoci, battiamoci contro questo accordo e incominciamo a provare a ribaltare una situazione che è insostenibile.